Ho giocato il nuovo gioco di Pokémon, nella sua versione spada, per circa 75 ore di gioco e mi sento finalmente pronto a parlarvi dell'ultima fatica di Game Freak. Ho iniziato a giocare ai Pokémonster già nei loro primi anni di vita, alla fine degli anni 90. E da allora sono sempre rimasto legato alla serie, per tutto quello che rappresentava e per come fosse una delle poche serie che nella mia vita abbia condiviso in maniera così potente con i miei amici, tanto da ritrovarci quotidianamente al bar di paese a scambiarci i Pokémon o a sfidarci in battaglia, tanto da iniziare a collezionare una marea di carte da gioco. Ho seguito con attenzione la serie fino a Pokémon X e Pokémon Y, quando hanno iniziato a venire meno le possibilità di approccio di quel tipo, e mi sono ritrovato di colpo a non essere più così motivato a riempire box di creature, a completare il Pokédex o a creare una serie di squadre per confrontarmi poi con gli altri amici, quindi decisi di abbandonare la serie da Alpha e Omega in avanti, saltando quindi anche la settima generazione. All'annuncio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ero però nuovamente elettrizzato, perché mi ero fatto tutta una mia idea su cosa potesse essere un nuovo gioco di Pokémon, con le potenzialità però non legate a una console portatile ma a Nintendo Switch, che per quanto non sia un mostro assoluto di potenza, riesce comunque a regalare emozioni anche dal punto di vista tecnico, basti pensare a Breath of the Wild e Luigi's Mansion, l'ultimo uscito. Mi aspettavo dunque un mondo gigantesco da esplorare in lungo e in largo, una specie di Zelda però con i Pokémon al posto dei mostri, dove vivere un'avventura che potrebbe essere simile in qualche modo a quella di Ash nella serie animata. So di non essere stato l'unico a pensare una cosa del genere, infatti ricordo di aver conversato con tantissime persone all'uscita di quella foto fake che riprendeva un mondo di Breath of the Wild con all'interno i suoi Pokémon in uno stile nuovo. Sogna che ti sogna, però mi rendevo sempre più conto che mi sarei dovuto prima o poi svegliare e ad accettare la realtà dei fatti. Dopo la presentazione e dunque nei mesi successivi ho ridimensionato il mio hype e mi sono anche reso conto che probabilmente non sarebbe stato possibile per Game Freak realizzare un gioco come quello che stavo sognando io, così curato nei minimi particolari, anche perché al contrario del team di Zelda, Game Freak non ha certo la possibilità di prendersi 3, 5, addirittura 7 anni di sviluppo di un nuovo episodio che possa segnare la ripartenza della serie da un punto di vista differente, magari rivoluzionando il genere anche. Probabilmente non hanno neanche i mezzi per farlo, magari neanche le capacità per farlo, per quanto suoni strano da dire. Io non credo che la cadenza annuale di un franchise così famoso, che ricordo essere il primo franchise al mondo, possa essere in qualche modo interrotta, messa in pausa da una The Pokémon Company che deve ascoltare anche e probabilmente soprattutto gli azionisti che guardano più che altro al guadagno. Vorrei partire dunque dall'aspetto più dolente del gioco, ovvero quello grafico, per poi andare a parlarvi della mia esperienza riguardo ad alcune tematiche che, al netto di tutti gli aspetti negativi che vi elencherò, sono riuscite nuovamente a coinvolgermi nell'atmosfera del gioco, e che sino ad ora, nelle mie 75 ore, me l'hanno comunque fatto apprezzare tantissimo. Partiamo dunque dall'aspetto tecnico, il più grande dei difetti di questa produzione, una cosa sotto gli occhi di tutti sin dalle prime presentazioni. Il comparto tecnico, ahimè, è davvero debole. E nonostante la direzione artistica faccia del suo meglio per far distogliere lo sguardo al giocatore, con i suoi panorami eleganti e i suoi giochi di luci e colori davvero molto belli da vedere, l'occhio non faceva che cadermi su tutte le magagne tecniche. Texture poverissime, ombre ridotte al minimo e spesso mancanti proprio laddove sarebbero state una spinta per l'immagine che c'era di fronte, e fondali 2D delle battaglie che spesso stonano gravemente con quello che ci circonda, in un contesto di qualità che invece riesce a far risplendere i modelli delle creature anche senza che queste abbiano chissà quale modellazione poligonale. Lo stesso avviene per i personaggi, che risultano efficaci e piacevoli da guardare. Dell'uscita del gioco ero convinto che questi discorsi riguardo alle texture facessero riferimento quasi esclusivamente alle terre selvagge, la cui ulteriore povertà tecnica era dovuta al fatto che fossero costantemente connesse alla rete e che quindi Game Freak avesse avuto bisogno di questo compromesso per arrivare a raggiungere un risultato che ancora non conoscevamo. Era secondo me accettabile come situazione, poiché è vero che le componenti online appesantiscano il tutto, ma oggi sono certo del fatto che avrebbero potuto davvero fare di meglio. Le terre non sono male da esplorare, sono ben realizzate e per quanto sia strano vedere il clima cambiare costantemente, il tutto resta in un certo modo coerente con quello che le terre volevano esprimere, quindi una certa libertà di esplorazione che però non imponga mai troppi limiti ai giocatori. E credo che l'alternativa sarebbe stata quella di inserire un ciclo di 24 ore per il cambio climatico in tutta la regione, cosa che avrebbe obbligato i giocatori ad aspettare un certo giorno della settimana per catturare un Pokémon mancante al Pokédex. E sinceramente non credo che sarebbe stato così piacevole, al netto dei trucchetti sul cambio dell'orario che vedo già utilizzare da molti. Io non l'ho fatto. Le città invece sono generalmente gradevoli da vedere, ben strutturate e grazie a delle inquadrature quasi sempre riuscite sono state capaci di sorprendermi in più di un'occasione. C'è tanto da osservare e da raggiungere, ma il problema del comparto tecnico si presenta anche lì e anche nelle rare occasioni in cui riesce davvero a far bene, a presentarsi bene, l'attimo dopo riuscirà a farti cadere le braccia. Le case degli abitanti sono infatti per lo più esplorabili, ma ci si accorgerà ben presto che a cambiare saranno sempre gli umani ed i Pokémon e che le case saranno un copia e incolla una dell'altra, senza che questa cosa trovi una qualsivoglia giustificazione, perché se proprio non hai il tempo di creare decine di modelli di abitazioni, almeno non mettermele una di fianco all'altra. Sii furbo e riutilizza modelli di altri villaggi per riciclarli e non rendere tutto identico. Io trovo tanto meglio che una persona arrivi a dire «Ah cavoli, questa casa è uguale a quella che c'era a Chichester», piuttosto che dire «Ma cavoli, ma ci sono appena entrato qui, forse ho sbagliato, ah no, cavoli, di nuovo, ah no, cavoli, di nuovo, no, non va bene così, così non va bene».
In questo gioco, secondo me, ci sono anche dei piccoli guizzi che dimostrano che Game Freak abbia una certa voglia di liberarsi dalle catene e realizzare tante idee accantonate negli anni per via dei tempi di sviluppo ridottissimi. Ma quello che purtroppo alla fine ho recepito è soltanto un messaggio sbagliato. Un messaggio che un brand di questa importanza non dovrebbe inviarci. Ovvero quello di sedersi sugli allori e non provare mai a fare un passo avanti. Le animazioni riciclate, così come alcuni modelli riciclati dal passato, non sono stati per me un problema, perché non mi aspettavo una rivoluzione da questo punto di vista. E con l'annuncio del taglio del Dex, nonostante le giustificazioni spesso assurde di Masuda, mi era da subito sembrato un messaggio chiaro attorno al fatto che non sarebbero mai riusciti a rispettare i tempi se avessero finito tutto. C'è però da dire una cosa, la gente si sofferma troppo su doppio calcio e su colpo coda e su altre animazioni del genere, è vero che sono tante, ma è anche vero che sono tantissime le animazioni nuove, che sono tantissime le animazioni nuove dei personaggi e dei Pokémon nuovi, e che la maggior parte di queste sia ben realizzata e convincente all'interno del gioco, molto più delle altre. Le varie animazioni delle mosse Gigamax e delle mosse Dynamax, ad esempio, sono tutte cose davvero piacevoli da guardare, davvero esplosive, in tutti i sensi. Quello che manca è un bilanciamento nella qualità delle animazioni. All'inizio infatti mi ha colpito l'animazione di Nikit che, dopo aver attaccato l'avversario, torna sul suo posto, alza la zampa se la osserva, poi la appoggia per terra e muove la coda appoggiandola al suolo. Ma sul piatto della bilancia ci sono anche animazioni appunto come colpo coda, doppio calcio ed altre che disturbano il giocatore, secondo me. Specie se quando fai doppio calcio vedi l'impronta di un pugno. I pop-up dei personaggi sono effettivamente bruttini da vedere, così come ovviamente lo sono ancora di più quelli dei Pokémon e della vegetazione. Ma devo ammettere che il modo in cui sono stati realizzati, tranne gli alberi che mamma mia è uno schifo perché si disintegrano a seconda della distanza che hai, tu puoi interagire con questa cosa e quindi li vedi proprio distruggersi, disgregarsi in un attimo. Mi ha fatto subito abituare alla cosa, e mi è capitato solo 3 o 4 volte durante le mie 75 ore di incappare in un Pokémon che mi salta fuori all'improvviso. Quindi a livello di gameplay non ha assolutamente minato la mia esperienza di gioco, e quando questo non succede diciamo che tendo a perdonare un pochino di più una scelta che comunque rimane infelice. Non sono riuscito invece a perdonare l'online delle Terre Selvagge, perché per quanto figo sia girovagare ed interagire con gli avatar degli altri giocatori, ad ogni loro caricamento si verifica spesso e volentieri uno scatto di lag, che ovviamente arriva sotto forma di cali di frame, e vi assicuro che sia dovuto alla rete, perché quando internet era disattivato e ho fatto le prove, ho riscontrato raramente dei cali evidenti che non arrivassero in concomitanza del cambio di meteo, quindi passando da una giornata serena alla burrasca o una tempesta di sabbia improvvisa, senza comunque rovinare l'esperienza. Quando invece mantengo l'online attivo, per quanto non sia sempre al 100% uno schifo per carità, in alcune situazioni sono arrivato a desiderare di disattivarlo perché la situazione stava diventando davvero ingestibile. E io non sono un fan della moviola. Ora, capisco al day one, l'intasamento dei server, tutto quello che volete, anche perché ha venduto un botto, quindi è pieno di giocatori. Ma porca miseria, mi avevi giustificato la povertà tecnica delle Terre Selvagge con la questione online. E poi l'online si comporta in questo modo? Per concludere sull'aspetto tecnico, anche se ci sarebbe tantissimo da dire sia in positivo che in negativo, come ste scie appiccicate al personaggio per emulare le luci soffuse della stanza, mortacci loro, l'impressione che ho generalmente avuto è stata quella di giocare un gioco al limite del 3DS ma in HD. Questa cosa personalmente riesco ad accettarla, però capisco anche che per molti non lo sia, proprio in virtù del fatto che ad abusare di questo sistema non sia l'ultimo studio indie nato ieri, ma Game Freak. La mia speranza è dunque che dopo questa valanga di critiche ricevute per l'aspetto tecnico del gioco, The Pokémon Company riesca a comprendere che i giocatori necessitino di più, perché per quanto si possa amare il brand, e lo dimostrano le vendite, sembra sempre più una presa in giro, e questo a prescindere dal fatto che io possa averla metabolizzata meglio di altri. L'aspetto sonoro del gioco, per fortuna, non è allo stesso livello di quello grafico. Le musiche sono davvero riuscite ad accompagnare bene la mia avventura, e mi è piaciuta tantissimo anche la traccia creata da Toby Fox per la Torre Lotta, e devo dire che a ben pensarci potrebbero anche essere le mie preferite della serie, anche se ovviamente resterò sempre più legato ai temi classici della serie poiché ci ho passato parte della mia infanzia. Ve ne metterò sicuramente qualcuno in sottofondo durante l'analisi, ma voglio evitare di spoilerarvi il brano del boss, ed è qualcosa in uno stile che non ricordo di aver mai sentito nella serie, e cavolo, era davvero incredibile. Poco dopo l'inizio del gioco c'è invece una musica di grande atmosfera presente in un bosco con la nebbia, non vi dico altro. Questa musica voglio mettervela in sottofondo perché, quando l'ho sentita la prima volta, ho pensato a Mario 64, e mi piacerebbe confrontarmi con voi nei commenti per vedere se anche voi avete fatto questa associazione. Ascoltate qualche secondo di una e dell'altra. Il
Il gameplay è rimasto molto classico e la struttura dell'esplorazione, eccezion fatta per le terre selvagge, mi ha ricordato i primi episodi della serie. Quindi un lungo tunnel fatto di percorsi che ti portano da casa tua fino alla battaglia finale, spezzando qua e là con un pochino di esplorazione forzata nelle terre selvagge. Come detto all'inizio del video, mi aspettavo anch'io la rivoluzione, ma devo dire di essermi trovato comunque a mio agio con questa struttura e non ho fatto fatica a sopportarla, anche perché ogni qualvolta ho sentito il bisogno di avventurarmi in zone più aperte, avevo comunque le terre selvagge lì ad aspettarmi, a distanza di un click e di un paio di secondi di caricamento. Anche le battaglie sono rimaste tradizionali, sebbene alcune nuove mosse abbiano aperto le possibilità strategiche del titolo, specialmente in un'idea di gioco competitivo che probabilmente non è mai stata così articolata come adesso. Grazie anche alla presenza delle mosse Dynamax e Gigamax, che per quanto possano risultare ridondanti, restano secondo me una meccanica ben integrata nel quadro generale. Come sapete, preferisco non affiancare mai dei voti alle mie recensioni, poiché sono ovviamente molto personali e solo in parte oggettive, ma nel complesso posso dirvi comunque di essere riuscito a apprezzare alla grande questo titolo, e che nonostante sia rimasto scottato sotto diversi aspetti, è un gioco che consiglierei, un gioco che sicuramente porterò avanti ancora per un bel po' di ore, perché ho appena iniziato a scalfire l'endgame e tutto quello che circonda lo snellimento delle meccaniche di allevamento dei Pokémon competitivi, che sono un altro grande punto di forza del gioco, perché rispetto al passato, anche a detta di persone decisamente più esperte di me in materia, come il buon Sidonia di Pokémon Millennium, ora serve davvero pochissimo tempo per realizzare una squadra competitiva, e questo secondo me sarà motivo di curiosità per tutte quelle persone che vorranno provare più e più combinazioni senza aggrapparsi solo alle varie somme di statistiche che si visualizzano in rete. Prima di lasciarvi vi ricordo di lasciare un like nel caso il video vi sia piaciuto, ma soprattutto di condividere questo video con i vostri amici, perché questo è il gesto più grande che potete fare per aiutare il canale a crescere. Mi piacerebbe poi davvero leggere la vostra opinione nei commenti, anche per poter interagire con voi e sentire il vostro punto di vista. Mi trovate anche come Kalandorf su tutti i miei profili social, quindi Facebook, Twitter e Instagram, e anche sulle pagine di Nextplayer, un sito di informazione videoludica con il quale collaboro da qualche tempo. Fateci un salto. Ora però devo andare, mi aspettano ancora un sacco di raid e quasi un terzo del Pokédex da completare. Vi ringrazio dunque per essere stati con me fino alla fine e ci vediamo al prossimo video, dove sarà ora di dire la mia su Death Stranding.